Stiamo facendo una grande battaglia per sostenere questa proposta di legge dell'UDU, dell'UDS, scritta con la collaborazione dell'OSPI, e lo facciamo perché siamo molto preoccupati per l'epidemia di problemi di salute mentale che viene registrata fra le giovani generazioni. Ecco, allora, di tante emergenze, alcune inventate come ad esempio i rave di cui il governo si occupa, noi chiediamo che invece questa vera emergenza venga messa fra le priorità. Serve subito il rifinanziamento cospicuo dei servizi di salute mentale e serve l'apertura di questi sportelli psicologici in tutte le scuole, facendo così, innervando il lavoro che si fa nelle scuole con il lavoro che fanno i servizi sociosanitari, possiamo dare una prima e importante risposta e anche operare una presa in carico dei ragazzi che hanno bisogno di questo diritto e di questo diritto alla salute. Il disagio psicologico colpisce non solo gli studenti ma anche i docenti e in realtà i lavoratori in generale. Infatti credo che un lavoro importante sia quello di certificare come serva uno sguardo più ampio al tema del benessere psicologico in generale. Servono strumenti che sicuramente siano presidi interni ai luoghi di istruzione pubblica, che devono essere la prima ancora di salvezza, ma serva anche promuovere il benessere psicologico in senso più ampio, in modo da renderlo veramente accessibile a livello universale per chiunque, come risorsa per la persona. Per questo ho proposto e ho promosso l'intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione del benessere psicologico, a cui hanno aderito parlamentari, deputati e senatori di tutte le forze politiche, e grazie al quale io credo che potremo iniziare quello che serve veramente in questo momento, ovvero un lavoro di sintesi e di messa a terra di tutte le proposte che negli anni sono state fatte su questo fronte e che ora richiedono veramente un moto di unità e trasversalità della politica per dare delle risposte al problema di cui abbiamo parlato oggi.